anzi, uno degli esempi che è stato portato, c'era chi l'ha già. Prosegue il progetto Sicuri di essere al sicuro, una campagna di informazione e sensibilizzazione promossa dal Comune di Pesaro per contrastare e prevenire le truffe agli anziani. Un progetto strutturato utilizzando un linguaggio semplice e leggero, senza però tralasciare l'importanza del messaggio. Questo progetto nasce dalla volontà di dare una risposta a un problema importante e serio, che è quello delle truffe agli anziani, ma raccontando in maniera semplice e leggera quelle che sono le casistiche, le situazioni che si possono creare, e con ottenere l'obiettivo di arrivare a più persone possibili. Quindi oggi abbiamo presentato un video che verrà presentato nelle TV locali, e però il progetto, che è iniziato da un anno, già si sta svolgendo con la realizzazione di piccoli sketch teatrali nei centri socioculturali del Comune di Pesaro. Per la qualità garantita da Sicuri di essere al sicuro, il progetto, che coinvolge la Polizia Locale, Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, ha riottenuto il finanziamento ministeriale pari a 17.000 euro per la prossima annualità. Quello che vogliamo dire è che c'è un lavoro di squadra, e il progetto che è stato rifinanziato per il prossimo anno si chiama Più Sicuri Insieme, perché vogliamo dire che insieme si danno le risposte e si risolvono i problemi della comunità. Quali saranno i prossimi step di questo progetto? Ma la formula è molto piaciuta sia alla Questura che alla Prefettura, cioè quella di utilizzare video, quindi anche una modalità moderna di comunicazione, però siccome crediamo sempre anche molto nel fatto della presenza diretta con le persone, abbiamo fatto questa sperimentazione di questi sketch teatrali durante cene, feste dei centri socioculturali del Comune. Credo che continueremo anche con questo filone, perché ha avuto dei bei riscontri e la gente è soddisfatta. Tramite un video, la campagna offre un supporto importante, ma soprattutto uno strumento in più agli anziani per evitare le truffe. Quanto è importante questo progetto per la comunità? Allora, questo progetto è importantissimo per la comunità, soprattutto quella pesarese a cui è rivolta. Quello che avete visto nel video è frutto di uno studio che è stato fatto nei mesi passati, dove è stato dimostrato che questo tipo di truffa è proprio la classica truffa che viene perpetrata nel territorio pesarese. La truffa dell'abbraccio, che consiste nel individuare una persona anziana nel centro storico oppure nel lungomare pesarese e poi incominciare a interloquire con questa, fingendosi di conoscere parenti, soprattutto figli o nipoti. Una volta che si è trovato questo aggancio, il truffatore chiede di poter abbracciare l'anziano, dicendo di non vederlo da tantissimi anni. L'anziano, molto spesso anche per imbarazzo del non ricordare chi sia questa persona, accetta di abbracciare il truffatore, che poi con la mano sfila il portafoglio alla vittima. È proprio stato fatto uno studio che dimostra che questa è la classica truffa che viene perpetrata in questo territorio.